E so che uno dei racconti c'è un personaggio di Modena, quindi forse era un omaggio a te, Angelo. Angelo Martinelli. Il ragazzo che muore in guerra è un ragazzo di Pavullo, che è un posto della montagna modenese che conosco molto bene. E che bevi l'embrusco prima di salutare i genitori e poi i carabinieri mi hanno portato a Cartolina Precetto per andare al distretto militare. Io ho avuto due nonni che hanno fatto la guerra 15-18, uno era un ragazzo del 99 e l'altro era un po' più vecchio, e mi hanno entrambi, il nonno del ragazzo del 99 mi ha raccontato le storie che ho conosciuto questo nonno, l'altro è morto prima, non in guerra, e mia madre mi raccontava questa storia che ha avuto per protagonista mio nonno, che era detto ai muli, c'era l'ordine tassativo di non far salire nessun soldato sui muli, i muli erano destinati a portare l'artiglieria, ed era già una sanzione severissima, non mi ricordo quale, ma era assolutamente vietato. Mio nonno era, anche se tutti gli chiedevano sono stanco, fammi no, assolutamente no. E si presenta un giorno sulle montagne del Carso, un uomo intabarrato sul cavallo seguito da altri militari, e lo interpella e gli dice: senti, sono molto stanco, mi fai qualche sul muro. E quello gli dice: no, ma io sono in generale, e dice un nome, e quello gli dice: guardi, neanche se lei fosse lei, io la faccio salire sul muro. E quello si torna a e gli dice: sono il re, e Vittorio non è terza. Poi mio nonno cambia un piede, ma lui, ma se vuole salire, no, hai fatto benissimo. Gli ha dato 5 giorni di licenza. Dei 30 uomini che erano con lui, 28 non sono tornati a casa. Avere detto no al re, in questo caso, mi ha salvato la vita. L'altro nonno, ragazzo del 99, mi raccontava una cosa un po' più allegra, era più giovane, quindi, che quando stavano nei trincei, si sparavano con gli austriaci, ad un certo punto, concordemente, facevano una tregua. Gli italiani davano le sigarette agli austriaci, gli austriaci davano loro del pane, perché gli austriaci non avevano la sigaretta, ma avevano il pane che scambiavano con gli italiani. Poi tornavano i trincei e si continuavano a sparare. Ecco, questi, leggendo il libro Zalotti, mi sono ricordato di questi due episodi, che ci dicono quanto sia brutta la guerra. Ora, però, per fortuna oggi nell'esercito ci sono anche le donne, quindi le alle donne siamo sicuri che non scoppieranno più guerre, primo perché le donne sono meglio degli uomini, e secondo perché sono già impegnate a fare la guerra agli uomini. Grazie, Angelo. Mi aspettavo una conclusione anche più amara sulla presenza delle donne nella guerra.